Cenerentola è nata in Cina. Questa incantevole fiaba è nata in Cina attorno all'anno 1000. Eh sì, le fiabe infatti sono nate tra la gente. Noi non sappiamo chi è il primo che ha inventato Biancaneve. Sono nate tra la gente per raccontare qualcosa ai bambini che scivolino nel sonno senza avere i mostri sotto il letto. Oppure per passare un pomeriggio di pioggia vicino al fuoco. E poi sono andate di popolo in popolo, di epoca in epoca, cambiando sempre ma restando fondamentalmente uguali a se stesse. Fino a quando qualcuno colto che sapeva leggere e scrivere, le ha raccolte e raccontate, ma le ha raccolte, non le ha inventate lui. E noi abbiamo queste due grandi raccolte, però in Francia e Fratelli Grimm in Germania. C'è una prima raccolta a Napoli, Lo Conto delle Conti di Basile, che però non sfonda anche perché è scritta in napoletano. Cenerentola è nata in Cina. E chi è Cenerentola? Pensateci un attimo. È colei che ha i piedi più piccoli del reame. Da cosa la riconoscono dopo che se la sono persa? Cosa le dà valore? Non potrebbero descriverla. Cenerentola, ci ho ballato tutta la sera. Piccolina, capelli rossi, occhi verdi, racconta barzellette. Boh. Che questa sia alta, bassa, bella, brutta, grassa, magra, intelligente o cretina come una gallina, non gliene importa un fico secco a nessuno. Quello che le dà valore, quello che permette a lei di estrazione bassa di avere un matrimonio alto, sono le dimensioni dei piedi. Attorno all'anno 1000 in Cina cominciò la pratica di fasciare i piedi alle bambine. Quando la bimba aveva 2-3 anni, doveva già aver imparato a camminare, la mamma con un sasso o con un martello spaccava le 5 ossa lunghe del piede, le 5 ossa metatarsali, piegava in due e fasciava. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Adesso, un dolore terribile, ma poi la più bella del reame. Il piede di una donna adulta non doveva essere più lungo di 8 centimetri. Scarpine di cristallo o scarpine d'oro, nelle due versioni di Perrault e Fratelli Grimm. Si può correre con delle scarpine d'oro? Si può correre con delle scarpine di cristallo? C'è il senso del dolore. Nelle scarpine di cristallo trasparenti c'è anche il sarai giudicata dai tuoi piedi. Era assolutamente così. Il giorno delle nozze la nuora si presentava alla suocera che le sollevava la sottana controllando che i piedi fossero piccoli. Come ogni buon torturatore sa, i piedi sono ricchissimi di terminazioni nervose. Se io ho una cintura troppo stretta, dà un po' fastidio, ma insomma, se abbiamo le scarpe mezzo numero troppo strette, è un dolore assoluto che ci risuona nel cranio. Eppure, questi non erano i nemici sconfitti in battaglia o gli eretici, erano le loro bambine. Perché amiamo tanto Cenerentola? Perché in questa incantevole fiaba c'è addirittura un pezzo del Magnificat, e i superbi saranno dispersi e gli umili saranno esaltati, perché sono gli umili che sono esaltati, sono coloro che non perdono mai la fede. Perché amiamo così tanto le fiabe? Perché ci sono anche dei significati straordinari. Per esempio, nella Bella Addormentata c'è la storia di una principessa che ha tutti i doni, tutte le fate sono al suo capezzale a dare il dono, ma tra i doni c'è anche la morte. E arriva un salvatore che con un bacio leva questa condanna e alla fine anche la morte sarà sconfitta. Nelle grandi fiabe classiche, quelle che hanno attraversato i secoli, quindi, noi abbiamo messo anche la fede nell'uomo e la fede che alla fine le cose andranno bene e vissero sempre felici e contenti, perché il nostro destino alla fine è vivere nella gioia. Cari amici, siamo sicuri che ad alcuni di voi questo video è piaciuto molto e siamo sicuri che alcuni di voi avrebbero gioia a poterci aiutare a fare altri video come questo. Per farlo ci sono due modi. Uno, con una donazione a questo conto corrente. L'altro, sceglierci con il 5 per 1000 dando al vostro commercialista questo codice fiscale. Grazie.